dicevo, io Leo l'ho conosciuto appena abbiamo iniziato a curarlo e ho un ricordo di lui di una persona eccezionale, eccezionale per come ha vissuto la malattia, nella consapevolezza che aveva, che forse non sarebbe andata bene alla fine. Ma la forza che ha avuto nel comportarsi come se non dovesse mai morire. E il messaggio che dobbiamo prendere da lui è proprio questo. Non tanto che di cancro non si muore più, perché non è vero, e lui lo sapeva. Però bisogna vivere come facendo il possibile per dare il meglio di sé pensando agli altri. E lui questo l'ha fatto. L'ha fatto e ha corso l'ultima maratona, dico oggi, tagliando il traguardo da vincitore un'altra volta.